Moralismo, moralismo, moralismo continuo, moralismo che mi ha rotto il cazzo, ma basta. Ragazzi, avete visto? A furia di ammirare gli youtuber milanesi, finisco quasi per parlare con l'accento milanese, no, vabbè, ma qui nel caso si parla di Napoli, raga. Di Maradona ancora, di quando la gente mi ha stufato e mi ha rotto il cazzo con questo moralismo spiccio da quattro soldi, da questo voler guardare sempre uno, sempre gli altarini oscuri di una persona e mai guardare la bellezza che ogni persona ha in noi. E quando si parla di bellezza nel calcio, ragazzi, ma come cazzo fate a pensare a tutto il resto e non a ciò che ha fatto Maradona? Addirittura la Pausini, anche la Pausini, nel giorno della violenza delle donne parliamo della morte di un calciatore. Ah, ma va? Che diresti, cara Pausini, se un commentatore sportivo, un calciatore, che so, magari quando muore un grande cantante a livello mondiale, si commemora un grande cantante nel giorno della violenza negli stadi, o magari se il 29 maggio, puto a caso, dovesse morire un grande artista a livello mondiale, che so, se per caso, che so, Michael Jackson fosse morto il 29 maggio, non avremmo dovuto celebrare Michael Jackson perché ricorreva l'anniversario dell'AISL. Ma che cazzo dici, Laura? Ma che cazzo dici? Eppure mi permetto, perché sei mia coetanea, non per altro. Ma che cazzo dici, Laura? Ma veramente? Io veramente, a parte ora la Pausini sul discorso delle donne, sul quale ci sarebbero milioni e milioni di detto e soprattutto non detto da dire, noi stiamo a parlare di queste cose il giorno in cui muore veramente il dio del calcio? Ma davvero fate? Cioè, io quando è morto Umberto Eco, giusto fare un nome, sì, hanno fatto speciali, hanno parlato, hanno detto di questo, di quello, di quell'altro, dei suoi scritti. Per carità, io Umberto Eco mica lo seguivo e molte volte non lo condividevo, ma non mi sono mai permesso di mancare di rispetto nel giorno della sua dipartita. Cioè, ragazzi, ma non si può non commemorare Maradona, raga, ma in che cazzo di mondo vivete? Addirittura i soliti imbecilli sull'evasione fiscale. Allora, che facciamo? Il giorno in cui dovesse succedere, facciamo 10.000 corna qualcosa a Valentino Rossi? Che facciamo? Ci dimentichiamo di quel fantastico duello ruota a ruota con Lorenzo perché ha avuto guai col fisco? Non lo so, ma voi in che cazzo di mondo vivete? Il fisco è una cosa, ciò che uno sportivo fa in pista o su un campo di calcio è un'altra. Anche Van Basten ha avuto guai col fisco. Che facciamo? Non ci ricordiamo il meraviglioso gol alla finale europea? Non lo so. Sapete che c'è? Avete anche un po' rotto il cazzo con questo moralismo da quattro spicci. Io insisto sulla mia teoria. Crederò al vostro moralismo nel giorno in cui leggerò sulle news la notizia che è stato beccato un corrotto o un evasore fiscale sulla denuncia di un semplice cittadino. Fino ad allora non rompete il cazzo, non rompete il cazzo e lasciateci commemorare questo grande del calcio mondiale. Cioè, succedesse, facciamo le corna a qualcosa a Mike Tyson, che facciamo? Ci dimentichiamo del grandissimo campione che è stato? O peggio ancora, cosa facciamo? Non commemoriamo Cassius Clay? Per quel che è stato nella vita privata? Per le violenze che aizzava con i Black Muslim?
Che facciamo? Non commemoriamo Cassius Clay? Ma davvero fate? Cioè io ragazzi a questo punto non ho più parole. Non ho più parole. Addirittura, essendo che Diego è morto nello stesso giorno di George Best, addirittura oggi ho letto sui social di George Best più famoso per la bottiglia. Ma che cazzo mi devi da raccontare? Ma la 7 a Manchester era già mitica ben prima di Cantona e di Beckham. E se lo era, era proprio per George Best. Ma finitela di rompere i coglioni. Se il vostro problema è la corruzione, queste cose qua, chiudetevi in una campana di vetro e lasciateci vivere, non ci rompete il cazzo. E questo è il secondo sfogo che faccio oggi su questa storia. Cioè, ma veramente la Pausini? Ma io non lo so. Io non lo so. Cioè, mettiamo caso che Amy Winehouse fosse morta l'11 settembre, non avremmo... A me non piaceva, per carità di Dio, ma i suoi fans non avrebbero dovuto commemorarla perché ricorreva l'anniversario delle Torri Gemelle. Ma voi siete fuori come un balcone, raga. Sole in faccia, brutto. Ma voi siete fuori come un balcone veramente, voi. Basta. Lasciateci liberi di commemorare questo grandissimo campione. Se voi pensate sempre a questa roba qua, chiudetevi una campana di vetro, parlatevi fra di voi e non rompeteci il cazzo. Punto. Lasciate un like, buon appetito, iscrivetevi al canale. Ciao.